Sindaco, i borghi più belli d'Italia si riuniscono a Vico del Gargano, almeno i 9 di Puglia. È un motivo di attenzione per Vico del Gargano? Ma senz'altro, è un modo, diciamo, un approccio al turismo, se vogliamo, anche diverso. Un approccio che bada principalmente appunto all'identità, a non snaturare i luoghi, a conservare forte insomma, l'identità di questi luoghi. E quindi riteniamo che sia importante, anche significativo. Noi vogliamo tornare ad essere, come dire, protagonisti all'interno di questa associazione, di questo, come dire, di questo tipo di turismo, ecco, di questo approccio culturale al turismo che riteniamo estremamente valido. Far parte di questo club quanto può aiutare la politica degli enti locali? Ma credo che questa sia, come dire, una componente importante, tutt'altro che marginale, perché vede, oggi lo dico spesso, ma insomma lo ribadisco adesso, bisogna assolutamente sfuggire a un rischio del turismo, che è l'omologazione dell'offerta turistica, che è un po' l'appiattimento dell'offerta turistica. Specialmente sui tratti di costa si corre il rischio, insomma, ecco, di incappare in questa sorta di perdita di identità. Allora il fatto di stare in questo circuito, un circuito importante, come dire, molto considerato in Italia ma anche all'estero, dicevo, in questo circuito di comuni che conservano, direi, un forte tasso di autenticità nel loro centro storico, credo sia importante, aiuti moltissimo le amministrazioni a, come dire, formare questa offerta di turismo che sia appunto valida e insomma di spessore. Sindaco di Cisternino, sindaco, lei è stato un po' l'animatore, il fondatore dei club in Puglia. Che cosa vi aspettate da questo club? Beh, diciamo che io insieme ad altri siamo stati i promotori di questa iniziativa a livello nazionale. Credo che i primi risultati sono visti, almeno per quanto riguarda la presenza da un lato, ma nello stesso tempo per quanto riguarda l'attenzione che le amministrazioni comunali dedicano al proprio patrimonio ambientale, storico, eccetera. Noi ci attendiamo tantissimo, tant'è che i borghi in Italia e in Puglia, da essere nel 2001 soltanto il comune di Cisternino, attualmente siamo 9 borghi. Si tratta di continuare a valorizzare questi centri storici, questi centri abitati, queste nostre zone che non hanno niente da invidiare rispetto a tante altre zone dell'Italia, però spetta a noi anche metterli in evidenza per quelle che sono le loro bellezze, ma nello stesso tempo, al di là delle bellezze che è qualcosa che ci è stato donato dai nostri predecessori, credo che sia importante attraverso i bilanci annuali e pluriennali fare degli investimenti per conservarli e soprattutto per farli conoscere, sicuramente per non farli deturpare. Far parte di questo bel club quanto può aiutare alla politica degli enti locali? E attraverso i bilanci comunali si fa molto poco. Ecco, quali sono le prospettive che si aprono e quali sono le strade da percorrere per difendere questa autenticità? Ma diciamo che far parte dei borghi sicuramente aiuta tantissimo. Non alla politica, alla politica amministrativa nel settore turistico, perché alla politica francamente non è che mi interessa più di tanto. Io sono un amministratore e cerco di dare delle opportunità ai miei concittadini. Quindi dicevo, dal punto di vista delle opportunità, sicuramente far parte dei borghi dà tantissime opportunità. Il fatto stesso di essere presenti su tantissime riviste a livello nazionale e internazionale, sulle televisioni nazionali e anche internazionali, voglio dire, ti dà una certa visibilità. Poi i bilanci è vero che sono striminziti, ma anche qua bisogna capirsi, bisogna fare delle scelte, le priorità bisogna indicarle. Allora, uno può scegliere come priorità di fare
di fare il basolato, dico per assurdo, del centro storico, oppure rifare tutto l'impianto di pubblica illuminazione all'interno del centro storico, oppure può scegliere di fare che ne so, un campo da golf. Allora si tratta semplicemente di fare delle scelte. Allora, per chi fa parte dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, credo che le scelte fondamentali devono essere quelle di prioritarie devono essere quelle del centro storico, di quello che sta tutto intorno al centro storico e poi viene tutto il resto, perché questo determina un arricchimento non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale, perché il fatto stesso di avere delle presenze di persone che vengono da altri paesi, da altre nazioni, ti dà la possibilità di questo scambio e quindi ti arricchisce anche dal punto di vista culturale, oltre che, ripeto, non fa mai male dal punto di vista economico. Cosa discuterete in questo coordinamento? No, dobbiamo costituire il coordinamento, cioè la Puglia è una delle regioni a livello nazionale che ancora non c'è un coordinamento e questo è un fatto estremamente negativo, perché così come sicuramente dirà anche Fiorello, il presidente dei Borghi, cioè non ha molto senso mettere l'insegna all'ingresso del paese Borgo Più Bello d'Italia se poi non si ha una politica condivisa all'interno dei borghi. Allora, noi oggi discuteremo di costituire sostanzialmente questo coordinamento, di nominare un coordinatore e di fare delle politiche condivise tra i 9 comuni. Tenga presente che 3 anni fa, parlavo adesso con gli amici di Bovino, noi come comune di Cisternino abbiamo programmato attraverso dei finanziamenti regionali un progetto Borghi a Levante, a cui hanno aderito oltre il comune di Cisternino, Bovino, il comune di Otranto, l'altro mi sfugge, e siamo riusciti a fare delle iniziative, questi 3 comuni che fanno parte, uno della Capitanata, uno della Valle d'Itria e l'altro del Salento, abbiamo fatto questo progetto che è stato sostanzialmente apprezzato. Tenete presente che i finanziamenti regionali, quelli comunitari, ormai non vanno più nella direzione della singola iniziativa all'interno del singolo comune, o hanno, diciamo, una valenza leggermente più ampia, oppure credo che non ha molto senso finanziare questi progetti che rimangono all'interno della contrada o della frazione.